ho costruito un percorso professionale un po' razionalmente, un po' come spesso accade casualmente, nel senso che nasco con vocazioni da umanistiche, perché ho fatto liceo classico, volevo fare l'archeologa, e poi però la vita mi ha portato, gli interessi di fatto mi hanno portato verso quello che è l'innovazione, il digitale, tutto ciò che attiene alle nuove tecnologie. Ho sempre cercato di cavalcare le novità che potevano essere messe a disposizione, dalla scelta di accedere al mondo online fino agli anni 2000, al digitale terrestre e quant'altro, fino al mio landing in Google. Credo che ci siano anche, se vogliamo, forse degli spiragli di ottimismo maggiori rispetto a qualche tempo fa, nel senso che finalmente ci si sta rendendo conto di quanto il digitale sia di fatto un asset fondamentale per lo sviluppo del sistema paese. E quindi finalmente c'è una volontà di occuparsi di questo tema in maniera un po' più precisa e importante. Quello che l'agenda digitale sta mettendo a disposizione in termini di attenzione alle start-up e agli investimenti è la prova provata che il sistema paese si sta rendendo conto che deve investire in questo ambito. E chi meglio dei giovani è nella pole position per poter approfittarne? Le skill richieste sono diverse, la flessibilità, l'adattabilità, però anche la capacità di cogliere le opportunità. Basti pensare che il perimetro d'azione non è più la tua città o il tuo stato, ma è il mondo. E quindi se sei persona disponibile a cogliere i segnali che ti arrivano a 360 gradi, sicuramente puoi avere più opportunità. La flessibilità è decisamente importante, così come la competenza, l'umiltà, la voglia di imparare, l'approccio open-minded, quindi in realtà è una serie di skill che bisognerebbe avere, e la curiosità, tantissima curiosità. Per avere, diciamo, il maggior numero possibile di carte in mano in un'ottica di affermazione professionale.